qui numerosi, vogliamo essere i promotori di quelle idee condivise per la crescita sociale ed economica del nostro paese ed anche della nostra terra. Grazie. Ora invito a fare i saluti istituzionali che sono in calendario. Ciao Nino. E chiamo ad apporgere i saluti il sindaco Certomà. Grazie Presidente. Sono ben lieto di dare il benvenuto a nome della città a tutti voi che con la presenza piuttosto, come dire, numerosa partecipate a questi lavori importanti. Devo dire che nell'invito che mi ha rivolto il Presidente Lacopo mi indicava che questo evento che si stava organizzando rappresentava un evento storico e io condivido con questa sottolineatura. Si tratta in effetti di un evento storico per la Locride, per la Calabria e naturalmente per la città di Roccella. Per la verità in questa sala ne abbiamo tenuti di convegni, ma penso che questo deve essere annoverato nel palmarès della nostra città per le cose più importanti che sono avvenute appunto in questa nostra città. Devo salutare doverosamente il Presidente nazionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, che è qui con noi, ci onoro con la sua presenza, e tutti i relatori qualificati che si susseguiranno su questo palco. Il tema del convegno, come diceva il Presidente Lacopo, è un tema molto importante e allettante, perché affronta, come dire, il toro per le corna. Nelle nostre zone, in Calabria, nella Locride, noi sappiamo che il termine di sviluppo ci troviamo sempre ai margini, quindi porsi il problema di invertire la rotta è doveroso da parte di tutti quanti. E ritengo che anche noi amministratori, ci sono nella sala amministratori di enti locali, di comuni, di province, anzi colgo l'occasione per salutare un collega commercialista che mi diceva è stato un amministratore di Matera, una città con la quale noi abbiamo avuto un rapporto di amicizia che vogliamo sviluppare, perché anche Roccella in tema di cultura come questa città si pone in condizioni di poter collaborare e andare avanti. È un tema che riguarda tutti noi. Noi amministratori siamo interessati a questo convegno, perché quando si parla di sviluppo, l'ente locale, il comune, la città metropolitana, non se ne parla della regione, saluto pure Maria Teresa Fragopeni, assessore regionale, quello della gestione del territorio, quello che riguarda i problemi del turismo oppure l'ambiente, sono le precondizioni, settori nei quali si creano le condizioni dello sviluppo. E noi su queste materie siamo competenti e possiamo dare una mano. E però, parlando di sviluppo, sappiamo che tutti quanti vogliamo svilupparci, ogni pretesa di tutti noi, si parte dalla famiglia che vuole avanzare, che vuole migliorarsi, agli enti locali, alla regione, a uno Stato. Quando si parla di sviluppo si affrontano questioni di grande delicatezza, di grande importanza, e dobbiamo dire che queste condizioni possono essere superate se ognuno, come diceva il Presidente, compie in pieno il suo dovere. E penso che nella Locride attualmente questo nuovo gruppo di giovani commercialisti sta, come dire, tentando di invertire la rotta, tanto è vero che non sta, come dire, a guardare, non si limita soltanto a fare le pratiche di ufficio, come suol dire, ma interviene nei momenti in cui c'è da dare una mano per poter rimuovere le condizioni di sottosviluppo e quindi di avanzare in termini economici. Mi riferisco alla partecipazione dell'Ordine dei Commercialisti al Galle delle Terre Locridee, dove sicuramente voi conoscerete questi problemi, sono queste strutture che possono utilizzare i fondi europei. E sappiamo quanto in una zona come esempio la Calabria, che è una regione obiettivo 1, quindi in condizione di sottosviluppo, sia importante l'aiuto che ci viene dall'Europa. Ma non soltanto nel Galle,
si limita l'azione dell'Ordine di Locri, anche nel cosiddetto GAC, Gruppo di Azione Costiera, che è stato costituito di recente e nel cui Consiglio di Amministrazione siede anche il vostro Ordine con un ruolo determinante ed importante. La sede di questo GAC, che poi si realizza con un, come dire, con un obiettivo chiamato Flag Ionio 2, e appunto Roccella. Proprio in questi giorni, tra poco, il 23, noi apriremo alla collettività. Si tratta di una collettività relativa alla, come dire, alla marineria, ai pescatori, tutto quello che insiste sulla costa. Apriremo i bandi regionali per cui le imprese della pesca, della trasformazione dei prodotti ittici possono partecipare per godere di questi interventi e quindi iniziare appunto azioni di sviluppo. E così secondo me che si fa. E oggi in questo nostro convegno, in cui si rapporteranno, si relazioneranno tante importanti figure che hanno una grossa esperienza nello sviluppo economico, penso che sarà un punto di riferimento per le azioni che noi dobbiamo svolgere, ognuno secondo le proprie competenze, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. E questo bisogna farlo con quello spirito di cui accennava il Presidente Lancupo, di solidarietà, di, come dire, di convinzione che si cresce insieme. Lo sviluppo economico non può essere soltanto una scelta, come dire, monocratica di un qualcuno, ma deve essere la convergenza di tante azioni dai vari soggetti e attori dello sviluppo. Ed in questa prospettiva penso che tutti noi dobbiamo prendere impegno a dare una mano, se è vero come è vero che teniamo alle nostre terre, alla nostra realtà, che sono terre di grande valore culturale e storico, ma che però stentano a venirne fuori e a rimuovere le condizioni di arretramento in cui si trovano. Questo convegno penso sia una data storica in questa direzione, per cui io mi complimento con gli organizzatori e naturalmente riaffermo la volontà del sindaco di Roccella e dell'amministrazione ad essere sempre accanto a chi, come voi, dottori commercialisti, giuristi, notai, avete a cuore le condizioni della terra in cui vivete. Quindi complimenti e auguri di buon lavoro. Commercialista. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Presidente, ovviamente mi associo anch'io ai canali alle quali questo convegno è dedicato. Sono infatti dottore commercialista ormai da un po' di tempo, sposata con un avvocato, di conoscere bene dal di dentro le dinamiche e le vicissitudini di chi svolge queste professioni. Però al di là, diciamo, della mia biografia che potrebbe non interessare, parto da una considerazione generale. Senza scomodare più del necessario Eraclito ed il Pantarei, credo però sia un dato innegabile che le professioni, come quasi tutto nella vita, tendono a trasformarsi ed a cambiare nel tempo. Tuttavia, pur nella naturale evoluzione tecnologica e normativa che investe tutti gli aspetti del nostro quotidiano, credo che quelle di commercialista ed avvocato siano le professioni che più di altre sono state oggetto di un mutamento radicale. Questo perché, oltre ad un cambiamento che possiamo considerare fisiologico legato al progresso nella tecnologia, si sono affiancate e sovrapposte tutta una serie di contingenze che hanno portato in materia civile e commerciale a nuovi istituti con funzione deflattiva o alternativa rispetto agli ordinari procedimenti contenziosi amministrativi.
Nel corso di questo convegno, non a caso che si affronteranno in maniera approfondita due di questi istituti, vale a dire la mediazione delegata e i procedimenti di composizione della crisi del sovraindebitamento. Ed a ben vedere, pur nelle diversità di funzionamento e presupposti, in entrambi i casi emerge anche una innegabile funzione deflattiva del contenzioso civile nel primo caso, o meglio di una decisione del giudice nell'ambito del processo civile e delle procedure concorsuali nel secondo. Ora, senza entrare nel merito di quelli che sono gli aspetti tecnici ed operativi dei due istituti, anche perché il mio è solo un saluto, posso dire per esperienza una cosa: l'obiettivo di riuscire, non dico a privatizzare, perché è una locuzione che potrebbe creare equivoci, ma a spostare dalla gestione pubblica a quella privata convenzionale la soluzione di controversie spesso delicate e tecnicamente complesse, si scontra già in prima battuta con una resistenza di tipo culturale. Si scontra cioè con la diversa percezione che una sovrastruttura pubblica genera nei soggetti coinvolti. Cioè, mi spiego meglio. È tutt'altro che infrequente sentire dire ad un privato espressioni del tipo: se me lo dice un giudice lo accetto, altrimenti no. Ecco allora che diventa importante il profilo e l'autorevolezza personale del professionista che svolge questa funzione. Io credo che sia fondamentale, ora più che mai, investire nella professionalità e nella specializzazione di chi si affaccia al mondo delle professioni. Solo investendo nella formazione e nella professionalità si possono affrontare e superare le sfide e creare nuovi scenari di sviluppo. E questa deve essere una linea guida da seguire soprattutto da parte della politica. E non a caso la Giunta regionale ha investito infatti tantissimo nella formazione, nell'università e nella ricerca. La sinergia tra l'apparato politico ed il mondo delle professioni è un elemento imprescindibile per lo sviluppo, soprattutto in una terra come la Calabria, nella quale diventa decisiva la capacità tecnica e quella progettuale per attrarre i finanziamenti europei, mentre attualmente troppo spesso, sia nel pubblico che nel privato, questi finanziamenti vengono persi perché mancano di figure di alta specializzazione in grado di assistere e supportare l'azienda o l'ente pubblico. Ecco, io credo che il titolo del convegno di oggi, Idee e proposte condivise per la crescita sociale ed economica, segni un primo passo verso quella che dovrà necessariamente essere un'interazione più ampia tra il mondo delle imprese, quello delle professioni e la politica. L'associazione Economisti e Giuristi Insieme deve essere il preludio di un'alleanza strategica e programmatica tra i consigli nazionali degli avvocati e dei commercialisti, che ora si arricchiscono anche del preziosissimo apporto del notariato. Credo che questa sia la strada giusta da percorrere per affrontare con successo le nuove sfide che un mondo ed un'economia, ci piaccia o no, sempre più globale, ci pongono e ci porranno nel prossimo futuro. Seguirò quindi con molta attenzione i lavori di questo convegno e rinnovo i miei complimenti agli organizzatori dell'evento e soprattutto in particolar modo all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Locri, ovviamente rappresentato dal nostro presidente Ettore Lacopo. Grazie e buon lavoro. Bene, chiamo a fare i saluti Francesco Muraca, che è il consigliere nazionale di riferimento della Calabria. Alle autorità presenti, ai signori avvocati, ai signori notai, a tutti i colleghi e colleghe commercialisti, rivolgo un cordialissimo saluto. È mio particolare desiderio porgere un saluto e un ringraziamento per essere qui presente a Massimo Miani, nostro presidente nazionale. E poi sono presenti i due colleghi del Consiglio nazionale, Valeria Giancola e Peppino Tedesco, che saluto affettuosamente. Rivolgo ovviamente un cordialissimo saluto anche al collega e amico Luigi Pagliuca, presidente della Cassa Ragionieri, qui presente. A te Ettore rivolgo un cordialissimo ringraziamento, un vivo ringraziamento per questo invito che mi hai rivolto a essere presente oggi qui a Locri e a portare un saluto, ma ecco, è anche mio desiderio manifestare una breve riflessione su quello che è l'ambiente dove noi svolgiamo la professione, la regione
dove io da sempre vivo ed esercito la professione. Io ieri ho seguito la presentazione delle note sull'economia calabrese da parte della Banca d'Italia a Catanzaro. È emerso un quadro desolante. Non ha usato mezze parole il direttore della Banca d'Italia, ha detto in modo chiaro che ci sono diverse storture dell'economia in Calabria che penalizzano fortemente le imprese e i giovani. Ha parlato di criminalità organizzata, ha parlato di corruzione, ha parlato di lavoro nero, ha parlato di evasione fiscale, ha parlato di burocrazia. Ebbene, è un'amara realtà, ma è così. Ha parlato di giovani che lasciano la regione e che non sono più attratti all'esercizio delle professioni. Oggi a Napoli si svolge un'altra importante manifestazione. C'è un tour che è partito nei mesi scorsi da Milano, innovazione e sviluppo. È stato esaminato un campione di 500 imprese italiane che sono virtuose, nonostante la crisi, hanno operato bene in questi anni. Benissimo, su queste 500 imprese che hanno definito Champions, solo 37 sono del Meridione, le altre sono del Centro-Nord. E allora, ecco, io dico che nella nostra regione bisogna far di tutto per creare un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese. Bisogna ripensare e sviluppare una nuova mentalità giuridica, amministrativa ed economica. E allora benvengano questi convegni dove sono presenti tre categorie che operano per eccellenza nel campo giuridico ed economico, e quindi noi commercialisti, gli avvocati e i notai. Bisogna ripensare il diritto dell'economia. Il diritto dell'economia va riscritto in modo organico, deve essere messo a disposizione delle imprese. Quando parlo di diritto dell'economia mi riferisco per esempio al diritto societario. Il diritto societario, pur come anche il diritto fallimentare, il diritto amministrativo, pur nel rigoroso rispetto all'articolo 41 della Costituzione, deve essere al servizio delle imprese. In particolare il diritto societario, il modello deve essere più exit che non voice, perché bisogna dare importanza più all'efficienza delle imprese, alla governance amministrativa delle imprese, che non alla voice dei soci. Questo è importantissimo. Ritengo che anche la giustizia e il diritto, la legislazione sono importanti per una regione come la nostra. La giustizia deve eliminare le storture dell'economia, e noi sappiamo bene che anche lì non è che il quadro sia da considerare ottimistico. Ogni anno il rapporto Doing Business elaborato dalla Banca Mondiale ci pone in posizione di retroguardia, e uno degli indicatori è proprio il funzionamento della giustizia. La maggior parte delle piccole e medie imprese, che poi costituiscono il tessuto della nostra nazione, ma in particolare quello della nostra regione, della Calabria, poi la Calabria è il sud del sud, effettivamente credono poco nella giustizia civile, perché la durata dei processi è il doppio della durata che ci sono negli altri paesi europei, e ovviamente tutte le imprese a volte hanno dei problemi da risolvere, e questo ha dei costi notevoli. Un rallentamento dell'attività ovviamente crea dei costi e blocca la produttività delle imprese. Ovviamente la nostra professione è legata rigorosamente alle imprese e ai mercati. Allora, in un contesto del genere, noi abbiamo difficoltà a svolgere la professione. I redditi dei commercialisti calabresi, lo hai detto tu, sono di gran lunga inferiori a quelli degli altri commercialisti italiani. I colleghi del nord a volte lamentano che non sempre al nord ci sono colleghi che guadagnano 300.000 euro. Ebbene, io adesso sfido chiunque a dire quanti sono i commercialisti calabresi, siamo 4.500, che guadagnano più di 300.000 euro. Io conosco bene l'ambiente di Catanzaro, ma l'ambiente di Catanzaro è come quello della Calabria. Molti giovani colleghi esercitano la professione perché non hanno un lavoro dipendente. Era della digitalizzazione. Noi sappiamo benissimo che la digitalizzazione ha impoverito un po' il mondo occidentale a livello di occupazione, perché oggi basta a miliardi di persone. Eminenti studiosi di fenomeni sociali, non lo dico certo io, dicono che in un futuro non tanto lontano, io mi auguro che sia più lontano possibile, molti mestieri attuali
accolto con molto entusiasmo questa proposta di Ettore Lacopo quando un paio di mesi fa scrisse una lettera al Consiglio nazionale indirizzata anche a me, dove poneva questo convegno qui a Locri. Venire nel profondo sud, far sentire la presenza del Consiglio nazionale e quindi di Massimo, la ritengo una cosa importantissima, perché bisogna dimostrare in questi nostri territori che la presenza c'è e la presenza di professionisti che operano nel campo economico e nel campo giuridico, e quindi oggi qua siamo presenti commercialisti, avvocati e notai, credo che sia un segnale importante, facciamo capire che siamo presenti sul territorio e siamo qui per dare un contributo alla nostra regione. Domani si parlerà di funzioni giudiziarie, è una cosa che io condivido pienamente, io me ne quando faccio interventi importanti, perché siamo i consulenti nei processi civili e penali dei giudici, siamo gli amministratori giudiziari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, siamo i commissari giudiziari, i curatori fallimentari, svolgiamo ruoli importanti nelle procedure concorsuali e quindi offriamo un prestato anche caro, e non a caso due sale del nostro Consiglio nazionale sono intestate a dei colleghi che purtroppo oggi non ci sono più perché svolgevano funzioni giudiziarie. Bene, io non rubo altro tempo, perché è giusto che parlano gli altri, io mi dovevo limitare solo a un saluto. Vi ringrazio per la cortese attenzione, grazie ancora. E infine, prima di andare via, lo voglio fare, voglio rivolgere un affettuosissimo saluto al collega e amico Vittorio Lo Schiavo. Lo vedo con piacere e mi emoziona la sua presenza, perché tanti anni fa, quando io mi sono affacciato a livello istituzionale allo svolgimento e ricordo sempre i suoi consigli, esperto che mi dava, ne ho fatto sempre tesoro. Grazie Vittorio. Allora, io mi ero dimenticato di salutare in effetti il dottore Vittorio Lo Schiavo, che è stato il primo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Locri, nonché non è vecchio, è un giovane, diversamente giovane. Bene, chiamo sul palco Domenico Arcuri per i saluti della Federazione di Calabria e Basilicata. Degli ordini aderenti alla Federazione di Calabria e Basilicata. Buonasera a tutti, grazie Ettore, mi unisco ai tuoi saluti alle istituzioni politiche e alle istituzioni delle nostre categorie e degli avvocati e dei notai. Complimenti per questo evento, lo dicevamo con un collega prima, che gli dicevo avete devo dire effettivamente un evento importante che vede la presidente nazionale. Questa associazione nasce appunto tra commercialisti, avvocati e notai, forse per dar più forza alle tre categorie. È un momento particolare per la nostra professione, è un cambiamento radicale, si va verso un'evoluzione della professione con una specializzazione, ed è apprezzabile in tal senso anche l'intervento del Consiglio nazionale in tal senso, perché sta guardando, come dire, al futuro per questa specializzazione e l'evoluzione della professione. Però terrei in debito conto anche la figura del commercialista e del professionista che svolge con molti sacrifici la professione, specialmente nella nostra terra, nelle nostre zone. E ricorderei tre parole d'ordine, Presidente, che hai pronunciato lo scorso mese di febbraio all'Assemblea degli Stati Generali, che sono ascolto, rispetto e crescita. Beh, non c'è crescita se non c'è ascolto e se non c'è rispetto della nostra professione, e di questo ne abbiamo bisogno, perché purtroppo assistiamo quotidianamente a degli alchimisti che
cercano, come dire, di attrarre un parte di quelle competenze che ci spettano e che tutti ci ricordano. Grazie e complimenti nuovi per il lavoro. Volevo porgere un saluto che è arrivato da poco in sala al Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana, e alla Segretario Generale, Natina Crea. Grazie. Grazie al dottore commercialista Ettore Lacovo, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dei Commercialisti di Locri, per l'impegno profumo del Consiglio dell'Ordine di Locri, e porgo il saluto della presidente Gabriella Mollica Lulì, oggi assente per un impedimento imprevisto e improcrastinabile. Saluto tutti i presenti. E voglio salutare e ringraziare prima di tutto il padrone di casa di questa sede, il sindaco Certomà, che è stato che questa manifestazione si potesse realizzare anche in questa sede e nelle sedi comunali. Voglio porgere un saluto particolare al professore Salazar, oggi qui presente, componente del Consiglio Nazionale Forense, al carissimo amico Nicolino Zaffina, che è sempre presente per l'Ordine di Locri e per il territorio, componente della giunta esecutiva di Cassa Forense, e tutti gli altri presenti, presidenti del Consiglio Notarile, il dottore Giannitti del distretto di Reggio Calabria e tutti gli altri presenti, non vorrei saltare qualcuno. Oggi siamo qui per un convegno molto importante, è un momento importante per le professioni, sicuramente ci deve essere sinergia tra le professioni, perché ormai le competenze sono cambiate, è importante che ognuno dia la sua competenza nel realizzare il proprio lavoro. E auguro un buon lavoro a tutti quanti e lascio questo podio con un saluto per tutti i presenti e buon lavoro. Grazie. Allora, chiedo venia e chiedo scusa perché ho saltato il presidente del Tribunale di Locri nella scaletta dei saluti. Il presidente del Tribunale di Locri, Rodolfo Palermo. Grazie per l'invito e non posso esimermi dal complimentarmi con gli organizzatori di questo evento, perché avere riunione di spessore in una corella veramente è un'opera meritoria. Stasera si parla di professioni giuridiche. E giuristi insieme. Io direi che giuristi ed economisti. Io mi trovo a Locri da poco meno di 4 anni e in questo contesto
un video, incontrare personaggi di grosso spessore, le aule di giustizia. Molto, molto importante. Di dare da parte di tutti un contributo alle conoscenze degli altri. Gli ordini professionali sono veramente un'eccellenza in questo territorio. Ho collaborato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, col Consiglio dei Dottori Commercialisti e il confronto, non vorrei essere smentito, ma è stato sempre lì che sono stati sottoscritti con l'Ordine degli Avvocati, ma la collaborazione è stata altrettanto intensa con l'Ordine dei Dottori Commercialisti. Di recente mi pare che vi sono stati dei confronti tra appunto l'Ordine dei Commercialisti e la sezione civile del Tribunale di Locri, diretto da un eccellente magistrato, mi sia consentito dirlo, la collega Stilo, che dal suo arrivo ha dato una svolta decisiva all'attività della sezione. Sentivo dire, nel corso di qualche intervento che ha preceduto il mio, della giustizia civile lenta. È vero. In Italia la giustizia civile è lenta, però ci tengo a precisare che la colpa non è dei magistrati, o per meglio dire non è sempre dei magistrati, ma è delle possibilità che vengono consentite ai magistrati. E con orgoglio voglio dire che il Tribunale di Locri, proprio nel settore civile, sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016, si è collocato ai primissimi posti della graduatoria nazionale stilata dal Ministero della Giustizia. Voglio solo fare l'esempio dell'indice di ricambio dei processi nella sezione del contenzioso civile ordinario. Noi abbiamo un indice di clearance rate dell'1,42, non vorrei sbagliare, quindi entrano 100 processi e ne escono 142. Questi risultati li abbiamo ottenuti grazie alla collaborazione dei professionisti con cui il Tribunale ha collaborato. Il Tribunale di Locri si colloca anche nei primissimi posti nazionali, ma soprattutto regionali, per quanto riguarda il processo civile telematico. Il PCT ha raggiunto dei livelli così avanzati che nell'attualità, grazie sempre all'intervento della collega Stilo che menzionavo prima, è possibile addirittura fare le assegnazioni telematiche, quindi sottrarre una gran parte di attività alle cancellerie, perché nel momento in cui viene fatta l'assegnazione telematica del fascicolo viene indicato subito la prima udienza di trattazione e quindi potrete immaginare con quale vantaggio, con quanto sgravio di attività per le cancellerie. Bene, io non mi voglio dilungare, non voglio magnificare l'attività del Tribunale, voglio solo dire
perché effettivamente il Tribunale di Locri intende essere presente sul territorio, essere presente con tutte le professionalità che vi operano. Quindi il mio appello agli ordini professionali è quello di stare sempre accanto ai propri iscritti, di accompagnarli per superare tutte le difficoltà, perché queste nuove frontiere normative e informatiche sono veramente un grosso impegno per tutti. Grazie per l'attenzione e buon lavoro. Bene, chiamo a porgere i saluti Achille Giannizzi, presidente dell'Ordine dei Notai del distretto Reggio Locri. Tanto per cominciare mi associo ai saluti nella mia duplice veste sia di Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Reggio Calabria e Locri, ma soprattutto di cittadino di Roccella. Dopo il Sindaco sapevo che sarei stato l'unico oggi a porgere i saluti in qualità di roccellese. Questa cosa mi inorgoglisce. E mi dà anche la possibilità di ringraziare Ettore e gli organizzatori per aver scelto proprio Roccella come sede di questo convegno. E ho detto già in altre occasioni che Roccella Ionica ha delle potenzialità dal punto di vista delle attrattive turistico-congressuali, della convegnistica, delle potenzialità che sino ad oggi non sono state sfruttate appieno. Sono convinto che se in questo percorso, anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista turistico, si possono avere delle grandi soddisfazioni sia per la cittadina che per l'intero territorio. E quando ho preparato il mio intervento, in tutta sincerità mi sono imposto, ma so già che non lo farò, mi sono imposto di preparare un discorso e di tenere solo quello, di resistere alla tentazione che normalmente mi prende e poi di mettere tutto da parte e di parlare a braccio. Già ho capito che sono a metà di questo percorso, perché quello che avevo preparato l'ho già praticamente accantonato e sto andando praticamente a ruota libera. I saluti sono indispensabili, i ringraziamenti altrettanto dovuti, il compiacimento per la presenza di questo autorevole parterre è motivo di grandissima soddisfazione. Il tema del convegno però secondo me ci porta ad una riflessione che va oltre quello che ci siamo detti fino ad adesso e non riguarda soltanto quello che ci siamo detti. Il quesito che ci poniamo, e in particolare come liberi professionisti, giuristi, economisti, è qual è il nostro ruolo in un mondo e in una realtà nella quale allo Stato nazionale si vanno sovrapponendo delle entità sovranazionali e delle organizzazioni che sembrano relegare il nostro ruolo a un ruolo subalterno. Sembra che l'intervento del professionista, dell'economista, del giurista sia diventato, in un mondo che va sempre più veloce ed è sempre più frenetico, una sorta di ostacolo alla rapidità dei contratti, alla rapidità degli accordi. Sembra che sia insomma un orpello dal costoso, assolutamente non necessario e facilmente sostituibile attraverso un algoritmo o attraverso la formulazione di un accordo virtuale. Qual è il nostro compito allora, secondo me, in questo contesto? Quello di cercare di far capire come invece la nostra presenza, parlo di professionisti, economisti e giuristi, sia sostanzialmente essenziale per due ordini di motivi. Uno, perché proprio quello
delle tecnologie 4.0 è una realtà, un mondo nel quale i livelli di sicurezza e di garanzia non devono essere attenuati, devono trovare invece un sostegno, l'asticella, il livello dell'asticella della sicurezza e delle garanzie deve essere senza dubbio innalzato. Non abbiamo bisogno di una realtà che progredisca senza una moneta, senza una banca, un treno senza un macchinista o un taxi senza un pilota. Il progresso non si realizza attraverso i senza, ma attraverso la riscoperta di quelle capacità di intermediazione anche dal punto di vista culturale che, con una formula un po' particolare, andiamo definendo come deficit di alfabetizzazione digitale, come disallineamento fra le controparti, come come rapporti non omogenei e non equilibrati in un contesto nel quale gli addetti ai lavori tendono a prevaricare i profani con i quali non sono capaci di condividere determinate cognizioni. C'è un'idea di fondo che mi ha sempre, come dire, condizionato. Io sono convinto che nel mondo della contrattazione virtuale, nel mondo virtuale, il fatto di concludere contratti a distanza e fra soggetti che non si vedono, che non si conoscono, che non sono presenti contemporaneamente alla firma di un contratto, dà erroneamente la percezione a chi lo conclude, il contratto cosiddetto virtuale, dà l'erronea percezione che dalla violazione di quell'accordo, dalla violazione di quelle regole, non scaturiscano conseguenze di sorta, come se fosse un sottolivello del consenso, come se fosse una sorta di consenso attenuato. E allora il tentativo qual è? Quello di riportare forse al centro della contrattazione, al centro dei rapporti, di riportare l'individuo rispetto a quelle che sono invece la frenesia e le regole del mercato. E questo lo si fa attraverso le sinergie, attraverso la collaborazione, attraverso i rapporti fra le professioni. Qui siamo giuristi, notai, commercialisti, avvocati, giudici. Io penso che più che rivendicare specifiche competenze o prerogative o esclusive, che percorso che per fortuna noi tutti quanti abbiamo abbandonato da tempo, piuttosto che rivendicare questo dovremmo cercare di concentrarci sulle cose che ci accomunano, che condividiamo, e quindi cercare di concentrare la nostra attenzione più che sulle nostre prerogative, sulle cose che abbiamo in comune. E sicuramente in comune abbiamo la condivisione dei principi di legalità, di trasparenza, di equilibrio, di rapporti corretti, di virtuosità che caratterizzano i nostri percorsi professionali, caratterizzano ancora di più i nostri rapporti personali. Sono sempre stato convinto che non ci sono rapporti professionali corretti che tengano se alla base non ci sono dei rapporti di stima personale. E in questa direzione, secondo me, la collaborazione al nostro interno non può che essere una collaborazione foriera di grandi, grandissimi successi. Grazie di nuovo per l'attenzione, scusate per il tempo che vi ho rubato. Buon lavoro a tutti. Bene, mi pare di aver visto entrare il dottore Jelasi, già presidente del Tribunale di Locri, a cui porgiamo il nostro saluto. Grazie. Ora chiamo a salutare Fabio D'Agostino, presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Locri.
a cui va tutto il nostro ringraziamento, perché è stato uno dei, come possiamo definirlo, un manovale della, per la riuscita di questo evento, e per la, il suo impegno è stato grande, e lo ringraziamo tutti. Grazie. Buon pomeriggio, scusatemi, non, buon pomeriggio e bentrovati. Innanzitutto grazie a voi, a tutti voi presenti. Oggi è un giorno importante, grazie al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Locri, l'Unione Giovani di Locri è protagonista di questo evento nazionale, che vede la partecipazione di ospiti illustri, alcuni forse per la prima volta nella Locride, a cui porgo il saluto dell'Unione di Locri. Presidente Miani, beh, il nostro saluto. Il Presidente Nazionale dell'Unione Giovani Commercialisti, Virgilitto. Esponenti passati e uscenti della Giunta Nazionale, Simona Panomelli, Pierluigi Pisani, Raffaella Messina, Presidente della Fondazione Studi dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti. E in ultimo, ma non per ordine di importanza tutt'altro, Raffaele Loprete, Segretario Nazionale attuale dell'Unione Giovani Commercialisti, che ringrazio perché ha avuto un ruolo cruciale per, nel programmare la, per, la presenza del Presidente Virgilitto e degli esponenti di giunta. Daniele, Raffaele, da sempre legato alla, alla città di Roccella. Ringrazio e saluto tutti i colleghi delle Unioni Calabresi, e per tutti cito anche la coordinatrice regionale Francesca Riso. Presenti, tutti oggi presenti qui a Roccella in un convegno che parla del futuro della professione. Ultimamente si sente sempre parlare, si sente parlare sempre più del futuro della professione, del ruolo del professionista. Parole come futuro, digitalizzazione, cambiamento. Ebbene, ben vengano i cambiamenti laddove si creano nuovi stimoli, nuove opportunità. Penso che non si debba avere paura di cambiare, soprattutto quando il cambiamento è supportato dalla conoscenza. Ciò che fa paura è ciò che non si conosce. È proprio dalla conoscenza, dalla formazione che deve partire il principale input del cambiamento. Ritengo che la riforma delle professioni debba iniziare all'interno della nostra categoria. Le istituzioni attraverso le commissioni studio, le fondazioni e le SAF dovrebbero creare, trovare quelle soluzioni che possono agevolare, nel senso più ampio del termine, la specializzazione dei più giovani e la ricollocazione professionale dei colleghi con maggior esperienza lavorativa. Concludo dicendo che occorre riaccendere l'interesse per l'esercizio di questa professione e al tempo stesso ridare credibilità professionale alla figura del commercialista, così come le altre professioni ordinistiche. In ultimo, non posso non citare e ringraziare Scordino, Ferraro, Certomà, Sacca, Massara, Giampaolo, Staltri, Maisano e per concludere Ettore Lacopo, ovvero il Consiglio dell'Ordine di Locri, per il grande lavoro svolto. Grazie e buona continuazione. Bene, abbiamo finito con i saluti, l'ultimo lo facciamo al nostro consigliere alla Cassa Previdenza, Tony Dazzola, che l'ho visto in giro per la sala. Allora, chiamo il dottore Alessandro Galimberti, giornalista del Sole 24 Ore, che modererà l'incontro, questa tavola rotonda. Poi ci sarà Massimo Miani, presidente del Consiglio Nazionale degli Autori Commercialisti, Michele Salazar, consigliere nazionale Ordine Forensi, Valentina Rubertelli, Consiglio Nazionale del Notariato, Daniele Virgilitto, Presidente Nazionale Unione dei Dottori Giovani, Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Salvatore Palma, componente del CDA della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, Luigi Pagliuca,
presidente della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri, Nicola Zaffina, consigliere CDA e componente giunta esecutiva della Cassa Forense. Bene, vi lascio a questo, spero sia piacevole dibattito, una buona continuazione. Grazie. Buongiorno. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per l'invito e per aver coinvolto in questa iniziativa molto, che trovo molto positiva, il gruppo 24 ore e il giornale Il Sole 24 ore, il quotidiano, che come sapete è molto vicino alle professioni che oggi qui sono rappresentate. Io trovo, quindi sono orgoglioso di essere qua e anche avuto un'occasione bella di vedere per la prima volta questa parte ionica che non conoscevo della Calabria. Io trovo molto acuta, molto interessante questa iniziativa, perché parlare di come è stato detto, siamo in un momento di cambiamento che per un lungo periodo secondo me si è un po' confuso, qualcosa confuso con gli effetti della crisi, e quindi ci si aspettava probabilmente che alla fine della crisi sarebbe tornato tutto come prima. In realtà si erano sommate queste due cose, crisi e cambiamento, e quindi questo ha portato a un forse il momento di maggiore difficoltà, sto parlando della nostra professione da quando è nata, e ho questa grande fortuna di essere presidente proprio in questo momento, ovviamente questa grande sfortuna, però nello stesso tempo è comunque una sfida importante, perché io sono convinto che
comunque la nostra professione e le professioni in generale, quelle che oggi sono qui rappresentate e che abbiamo unito recentemente in questa associazione nazionale, della quale tra l'altro ho l'onore di essere il primo presidente, che si chiama Economisti e Giuristi Insieme e che sta pian piano anche nascendo nei vari territori, io penso che queste tre professioni comunque rimarranno nel futuro, saranno nel futuro delle professioni fondamentali e trainanti per il nostro paese. Noi scontiamo in particolare il tema della digitalizzazione, perché è chiaro ed evidente che dopo molti anni dove ci siamo occupati principalmente di temi contabili e fisco, la digitalizzazione in questo specifico settore fa sì che la grande maggioranza dei colleghi oggi, prima si diceva non bisogna avere paura del futuro, questo è vero, però oggi un po' di paura la grande maggioranza dei colleghi e tutti noi ce l'abbiamo, perché qualche incertezza su quello che sarà effettivamente lo sviluppo della professione futura c'è. Però, dicevo, io sono ottimista perché considero la nostra professione, adesso parlo esclusivamente della nostra, una professione assolutamente fondamentale per il nostro paese. Siamo fondamentali in moltissimi ambiti e lo dimostriamo e viene dimostrato quotidianamente, anche quando ci ritroviamo in consessi come questi a sentire interventi del mondo pubblico, del mondo giudiziario. Sempre viene richiamata l'importanza della figura del commercialista, che peraltro svolge spesso ruoli anche importanti nell'ambito politico. Oggi abbiamo avuto sia il sindaco, mi pare, sia l'assessore della Regione Calabria, che sono dei colleghi. Noi riteniamo che nel futuro prossimo, 1 gennaio 2019, abbiamo questo grande cambiamento dovuto alla introduzione della fatturazione elettronica. Se verrà confermato, io penso che non verrà confermato, sinceramente penso che ci sarà uno slittamento. È certo secondo lei questo? Ma io sono abbastanza convinto, no? Abbiamo incontrato i colleghi commercialisti che oggi sono in Parlamento e abbiamo parlato in questi giorni, mi pare che il Movimento 5 Stelle presenterà anche una proposta di introduzione graduale nei prossimi giorni, ma sicuramente l'adempimento del 1° luglio viene spostato. Ma lei cosa pensa? Come lo vede? Con favore questo slittamento? È favorevole alla digitalizzazione? Pensa che... Io ritengo che la digitalizzazione sia assolutamente necessaria per la crescita del Paese, noi non ci vogliamo mettere contro. Quello che abbiamo sempre sottolineato in questi mesi, da quando siamo ovviamente entrati in carica con questo Consiglio, ma anche prima, è mettere grossa attenzione nel momento nel quale vengono introdotte nuove norme, nuovi adempimenti, perché se non si è pronti si rischia di fare maggiori danni, molti danni, maggiori danni rispetto a quelli che possono essere i benefici. Lo abbiamo visto nel tema dello spesometro l'anno scorso, quando noi a gran voce avevamo detto che non eravamo pronti e comunque non si era pronti a questo adempimento, e abbiamo visto quello che è successo. Stessa cosa stiamo dicendo adesso. Il 1° luglio è domani, mi pare che sia abbastanza evidente che non si è pronti, quindi questo slittamento è necessario. 1 gennaio 2019 è dopodomani e mi sembra che le piccole imprese non siano assolutamente pronte per questo passaggio, che è un passaggio importante. Quindi introduzione quando si è sicuramente certi che il sistema possa funzionare. Siamo un po' fuori tema, ma una domanda mi viene non riesco a trattenermi dal fargliela. Sulla ipotesi di riforma fiscale, quella così radicale di cui dovrebbe essere portatore almeno metà di questo governo, lei che viste in una prospettiva, oggi stiamo parlando alla fine anche di crescita, no? Secondo lei crede in una riforma di questo tipo, prima della possibilità di realizzazione, secondo
nella tenuta proprio tecnica di questa, di una riforma che stiamo parlando della flat tax. Sì, ma noi recentemente abbiamo fatto una ricerca che è stata pubblicata, tra l'altro anche il Sole l'ha fatta nello stesso momento, circa comunque non ci eravamo parlati però. Cosa? Non ci eravamo parlati. No, non ci eravamo parlati. L'abbiamo fatta insieme, quindi abbiamo pensato alla stessa cosa. Abbiamo fatto una indagine dove poi abbiamo sui redditi 2016 abbiamo fatto vedere che già oggi in Italia il 75% dei contribuenti paga dal 15% in giù di imposte. Questo per effetto ovviamente delle deduzioni e delle detrazioni. Quindi tax expenditure, no? Le detrazioni. Cioè. Certo, quindi si tratta di capire come verrà introdotta e se verrà introdotta questa flat tax e quali detrazioni e deduzioni verranno eliminate. Insomma, mi viene da pensare, dei dubbi, penso che li abbiamo tutti, ad esempio l'eliminazione della possibilità di dedurre i contributi previdenziali che si versano alle casse creerebbe una disparità evidente tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, quindi non lo so, il dibattito, insomma, un progetto che va studiato io non penso che soprattutto bisogna svelare le carte, capire cosa sia in mente, cosa avrà in mente questo governo, anche certo. Se voci di corridoio dicono che almeno fino a 2020 questo progetto non potrà nemmeno entrare nell'agenda di governo. Ringrazio Presidente Miani, poi magari avremo occasione di tornare per un secondo nel corso del dibattito. Michele Salazar, professore, consigliere nazionale dell'Ordine degli Avvocati. Tra le misure, le manovre, i tentativi un po' di dare prospettive, ossigeno alla professione, c'è questa parte così complicata e che è nata sotto una stella molto contrastata delle società tra professionisti, società tra gli avvocati. Ecco, adesso a distanza un po' ormai di sicurezza da quel feroce dibattito che ha introdotto poi questa normativa, che giudizio dà di questa esperienza e soprattutto a che punto è questa esperienza di società tra avvocati? Forse devo. Però non è collegato al microfono. Non va il microfono, dobbiamo aspettare quello che si chiama il gelato. Ecco, guarda. Che era sottesa alla legge 10 novembre 2011 numero 183 che istituiva le società tra professionisti si fondava su un'affermazione del nostro governo che in Italia c'era una sorta di freno alla nascita delle società tra professionisti, diversamente da quanto accadeva nelle altre parti dell'Unione Europea. Un'affermazione non del tutto accettabile, sia perché già nell'ordinamento italiano, con il decreto legislativo 96 del 2001, era stata introdotta la figura delle società tra avvocati e la prima traduzione della direttiva europea del 95 e poi perché già nel 2006 anche nell'ambito della categoria professionale degli ingegneri era stata introdotta la possibilità delle società tra professionisti. Ora, prendendo atto di questa segnalazione, passandola per buona e per vera, il Consiglio Nazionale Forense da una parte e anche la legge professionale dall'altra avevano introdotto in modo normativamente specifico sia la regolamentazione delle associazioni tra professionisti e addirittura spingendosi alla regolamentazione e alla creazione di una nuova figura di società, proprio la società tra avvocati. L'articolo 5 della legge professionale aveva strutturato una forma speciale di società tra avvocati, tenuto conto della specialità della professione forense, della sua posizione costituzionalizzata attraverso il diritto di difesa e quindi organizzando una regolamentazione che teneva conto soprattutto della esclusività della qualità
di soci, nel senso che potevano essere soci della società tra avvocati soltanto avvocati, e indicando una serie di principi e criteri direttivi suggeriti al governo, che avrebbe dovuto emanare nel giro di 6 mesi un decreto legislativo attuativo di questi principi. Per motivi assolutamente sconosciuti, purtroppo la scadenza sarebbe caduta in agosto e probabilmente il periodo estivo ha determinato, almeno vogliamo pensare per non malignare, che la delega sia stata messa da parte solo per questo motivo di carattere estivo. Il decreto legislativo non è stato emanato, ma nonostante ciò i principi e i criteri direttivi, come principi dell'ordinamento, principi introdotti in una legge dello Stato, erano rimasti comunque in vigore e si sarebbero dovuti applicare, con le grave difficoltà da parte dei notai di costituire o meno società tra avvocati, richiamando la legge sulla società tra professionisti. In realtà, anche qui per vie misteriose, il regolamento attuativo della legge sulle società tra professionisti rimase nel cassetto del Ministero per un lunghissimo periodo e venne mandato al Consiglio di Stato e approvato dopo che era uscita la legge professionale forense, per cui la legge professionale forense ha messo da parte automaticamente, per una ragione di successione delle leggi nel tempo e di specialità della professione forense, ha messo da parte la legge sulle società tra professionisti, privilegiando il modello di società tra avvocati, che però, ripeto ancora una volta, non venne attuato per questa decadenza da parte del governo, se voluto o non voluta, ancora non è dato di comprendere. Con quale risultato? Il risultato di un vuoto, l'esistenza cioè di una legge per la costituzione di società tra professionisti non applicabile agli avvocati, di un vuoto relativamente alla società tra avvocati determinato dalla decadenza del potere del governo di adottare il decreto legislativo, e una ripresa recentemente con la legge di stabilità e con la legge di mercato del, molto parzialmente e molto anche equivocamente, e direi, consentitemi la parola, ingannatoriamente, perché la nuova società tra avvocati è una società che consente la presenza all'interno della società non solo di avvocati, ma anche di professionisti non avvocati e addirittura di non professionisti. La legge, con molto pudore, questa relativa alla società tra avvocati, non parla più di socio di capitale, così come continua a parlare la legge sulle società tra professionisti, ma è chiaro che la mancata indicazione, o meglio il camuffamento di natura verbale, porta sempre allo stesso risultato, cioè alla possibile presenza di soci di capitale che possono anche essere soci non graditi, diciamo, o addirittura, secondo taluni, anche un avvocato radiato potrebbe rientrare nella società tra professionisti nella qualità di socio di capitale. Quindi voi continuate a vedere con una certa diffidenza la possibilità di apporti esterni? No, non lo vediamo con una certa diffidenza. Ciò che voglio sottolineare è che mentre la società, e questo lo dico ai notai, mentre la società tra professionisti rimane disciplinata da una legge separata dalle leggi professionali dei singoli ordini professionali, la società tra avvocati è regolamentata attraverso la introduzione dell'articolo 4 bis nella legge professionale degli avvocati, ancora necessariamente dalla legge professionale forense, cioè una legge che non disciplina la societario, ma disciplina l'aspetto professionale, o meglio privilegia l'aspetto professionale differentemente da tutte le altre soluzioni che sono oggi sul tappeto. Ma secondo lei questa nuova possibilità di società tra avvocati aperte anche ad apporti esterni, cioè può dare una nuova linfa, cioè può dare quelle
la regola sottesa era così si possono anche finanziare nuove start-up di professionisti, si mettono insieme. Secondo lei questo beneficio atteso, c'è la possibilità che si realizzi o era tutta un tentativo di smontare la peculiarità della professione? Bisogna tener conto, ripeto, della specialità della professione forense, del suo inserimento all'interno dei principi costituzionali, del principio costituzionale del diritto di difesa e della attenzione che deve essere data a questo diritto per evitare che possa essere compromesso dall'intromissione di soggetti che non sono soggetti professionalmente qualificati nel senso, non dico soltanto professionale, ma qualificati in senso generale, tenuto conto di un'altra caratteristica delle società tra professionisti, e cioè che le società tra professionisti sono soggette alla deontologia. Teniamo presente questo elemento, il che significa che il pilastro deontologia che si aggiunge al pilastro professionalità è un pilastro assolutamente ineludibile, nel senso che anche la società in quanto tale è soggetta alle norme deontologiche. E aggiungo che questa introduzione di novità, e cioè che anche la società delinquere potest, è un'introduzione dovuta fondamentalmente alla legge, al decreto legislativo 96 del 2001, è la prima volta che si introduce nel nostro ordinamento questo principio, ancor prima della introduzione della legislazione relativa all'affermazione del principio dell'affermazione della responsabilità disciplinare o della responsabilità penale delle società. Senti, fare un bilancio di queste esperienze presto, insomma, delle società. Sì, c'è l'altro problema, che è il problema gravissimo, è quello della qualificazione dell'attività professionale della società, che dovrebbe continuare a rimanere come attività, come svolgimento di attività di lavoro autonomo, mentre la visione spiccatamente mercatista delle esposizioni portano a questi risultati con la non solo all'IRE. Che non quella prevista dalla Cassa Nazionale Forense, e tenuto conto che tutti gli iscritti agli albi professionali o notaia. Probabilmente il suo funziona, sente, quindi sì, si sente, funziona, okay, guardi, perfetto. Di a me, sono il custode del getto. Sono qua. Sì. Tecnologiche possano, ricordo di dire che forse la più esposta in questo momento agli attacchi del digitale è proprio la professione del notaio, e mi riferisco in particolare alla vicenda degli smart contract e di questa benedetta tecnologia blockchain di cui ormai parlano e scrivono tutti, pochi si sono peritati di studiare, di capire di cosa si tratta. Siccome è andata su questo tema, ha fatto anche delle riflessioni importanti sugli smart contract e per mettere a confronto il vecchio regime con quello che potrebbe essere il futuro, no, della chain, è una tecnologia molto complicata, è roba da ingegneri, però di spiegare come potrebbe impattare e soprattutto capire come i cantori del nuovo mondo, un po' come è successo 20 anni fa con internet, che ci facevano credere che è stato tutto libertà, democrazia, uguaglianza,
Vent'anni dopo capiamo che internet, il web senza regole è esattamente il contrario della democrazia, dell'uguaglianza, della prosperità, che va a vantaggio di pochi. Ecco, secondo me oggi nella tecnologia blockchain il tentativo di divinizzarla e di portarla su un altare come risolutrice di grandi problemi, elimina i notai, tutto più economico, eccetera, forse dietro questo slogan ancora una volta c'è un piccolo inganno. Assolutamente sì, sono d'accordo. Come il presidente Miani che mi ha preceduto, anche io ovviamente vorrei porgere i miei ringraziamenti a chi mi ha fatto l'invito, in particolare al consigliere nazionale Francesco Giglio e al presidente Achille Giannitti. Vengo subito al punto. Vorrei sfatare un mito, perché in genere si ricollega la figura del notaio rigorosamente al maschile con quello del mantello a ruota, calamaio, una figura ancora legata alla polvere e al vecchio. In effetti la domanda è provocatoria, volutamente provocatoria, perché essendo noi una professione legata un po' ad una legge che addirittura risale al 1913, potremmo essere i primi spaventati dalla innovazione tecnologica e dalla disintermediazione. D'altronde il fenomeno legislativo che ci ha coinvolto di recente, cioè le start-up senza notaio, ne sono stata una chiara dimostrazione. Però vorrei tenere a precisare che il notariato invece ha avuto grande lungimiranza nell'approccio con la tecnologia, non solo non se n'è spaventato, ma ha fatto grandi investimenti e già negli anni 90 è stata pioniera, ha creato una propria società in-house, la Notartel, e con quella ha sostanzialmente governato il fenomeno dell'innovazione tecnologica, quindi non lo ha subito, ma ha posto l'innovazione tecnologica come supporto invece alla progressione della professione, ma sempre conservandone le garanzie, l'affidabilità e la sicurezza, proprio perché appunto il fai da te e il web senza regole sono esattamente il contrario di quello che è il DNA della nostra professione. Il DNA della nostra professione, lo dicono i vecchi libri che ci definiscono, quanto più notaio, quanto meno giudice, cioè la prevenzione, la funzione antiprocessuale. Quindi il caos, l'anarchia sono esattamente sinonimo di lite, di contenzioso, e ovviamente l'esatto contrario di quello che si dice oggi. Prima si è citato il doing business, la lunghezza del processo è ovviamente causa di minore attrattività del nostro paese. La provoco subito. Visto che il tema è quello della certezza, dell'affidabilità, doing business quando riabilita l'Italia e fa guadagnare 20-30 posizioni l'anno, ecco, cosa che poi del notariato ovviamente si prende anche la sua giusta parte di merito, tutto fondato sul principio di certezza. Allora dico, e ovviamente continuo nella provocazione, così le do modo di difendere, di spiegare, cosa c'è di più di sicuro di una tecnologia blockchain, dove le transazioni sono tutte tracciate, ancorché anonime, e soprattutto non possono essere mai più cancellate? Ma allora, posto che la tecnologia blockchain, io per prima, per quanto lei mi ha fatto passare come un guru della blockchain, in realtà è un qualcosa di assolutamente difficile da capire e da spiegare, però da quel poco che ho capito si tratta sostanzialmente di una catena di nodi in cui una determinata transazione, che sia per esempio il passaggio di una somma di denaro, nella misura in cui viene confermata e convalidata almeno dal 51% di questi nodi, si intende, quindi per una regola diciamo scritta e non scritta, si intende validata. Ma, e mi riferisco al ruolo del notaio, che cosa mancherebbe alla blockchain riferito alla nostra professione, alla funzione della nostra professione? La prima cosa, il cliente quando viene da noi
parla e noi lo ascoltiamo. Quindi il primo aspetto che mancherebbe ad un eventuale smart contract è proprio quello dell'ascolto. Il notaio indaga, si fa confessare dal cliente quali sono le sue esigenze e gli cuce addosso un contratto su misura. E... identificate. Prima di ascoltarlo date un nome e un cognome. Prima cosa ancora che va identificato, ci sarei arrivata, perché poi il tema del furto di identità è un tema, però sicuramente in ordine cronologico avviene l'identificazione non solo, ma anche l'adeguata verifica, l'antiriciclaggio, che oramai è un, e anzi dal 25 maggio in poi, ma anche se comunque la privacy andava rispettata anche prima, comunque una profilatura sotto il profilo dell'informativa di quelli che sono i dati che noi andremo a trattare. Nel momento in cui si dovesse passare ad un algoritmo oppure a uno smart contract, che cosa succederebbe? Che la macchina potrebbe magari percepire che da una parte del video c'è un soggetto che sta premendo il pulsantino e quindi magari attraverso l'impronta digitale poter forse identificarlo, ma nemmeno con tanta certezza, perché sappiamo che i furti di identità digitale sono all'ordine del giorno, però è anche vero che non potrebbe verificare, cosa che fa il notaio face to face, che quella volontà è una volontà spontanea, perché ovviamente dietro il pulsante ci potrebbe essere anche quello che gli punta la pistola alla tempia. L'aspetto poi da giurista che mi preme sottolineare è che nell'ipotesi, siccome i nodi di questa catena sono diffusi su tutto il territorio nazionale ma soprattutto internazionale, non si saprebbe a questo smart contract che tipo di legislazione applicare. Inoltre la certezza e l'affidabilità della rete non è poi così garantita, perché gli episodi di Ethereum ci hanno dimostrato che può essere bucata, ma l'aspetto che non è assolutamente di minore importanza è quello del consumo di energia. Cioè è stato dimostrato che addirittura per far sì che questi nodi, nel 51% dei nodi ci sia questa conferma, si dovrebbe, per registrare un contratto con tutta la complessità del contenuto negoziale del contratto, e cioè nel contenuto non solo come hash, ci vorrebbe addirittura l'energia, non so, che consuma l'Irlanda o una cosa di questo genere. In ultimo mi verrebbe da dire una cosa, e cioè che la registrazione del contratto è una registrazione anarchica, proprio perché la filosofia della blockchain trae le sue origini proprio dalla totale disintermediazione. Non vogliamo avere autorità terze e sovrastanti che ci giudichino, oppure una banca che ci intermedia. Però c'è anche l'altro faccia della medaglia. Nel momento in cui c'è stata, e qui mi rivolgo agli avvocati, c'è stata la conferma del 51% dei nodi, il contratto, anche se molto banale e molto poco registrabile in un'eventuale complessità, è automaticamente registrato e validato, non si torna più indietro. Dice un mio collega che ha studiato la cosa, non c'è un giudice a Berlino che potrebbe eventualmente pronunciare una nullità di quel contratto, una risoluzione, un annullamento, perché magari si voglia dimostrare che quella volontà dietro la pressione del dito è stata una volontà viziata, e questo sicuramente costituisce un problema enorme. In ultimo, e chiudo, l'aspetto della responsabilità. L'aspetto della responsabilità, proprio perché è una validazione anarchica, assumono tutti i nodi, assumono un ruolo, però non c'è nessun nodo che prevale sull'altro e che assume la responsabilità di quello che è stato validato, e quindi l'assenza di responsabilità comporta inevitabilmente l'assenza di un patrimonio di fiducia che quella validazione può dare. E qui
Quindi ritorno al senso della domanda, e cioè senza un apporto umanitario e senza un'umanizzazione della tecnologia e di un professionista, e noi lo facciamo tutti i giorni, che si assumono con la firma di quello che fanno, che sia un contratto, che sia una denuncia dei redditi, che si assumono la responsabilità di quello che hanno fatto, ecco, senza questo patrimonio di fiducia sicuramente la macchina non credo che potrà mai sostituire nessuno di noi. Quindi lunga vita ai notai, insomma, hanno 105 anni. Io non ho parlato solo dei notai, ho parlato di tutti noi professionisti intellettuali, perché sicuramente no, ma senz'altro ci sono molti aspetti problematici in questa nuova frontiera della rete, perché la rivoluzione blockchain ci dicono che sarà per il web avrà lo stesso impatto che 20 anni fa ha avuto la prima versione del web sulla vita delle persone. Ora io credo che dovremmo fare esperienza delle prime problematicità del varo della rete e capire che non è che possiamo tuffarci in quel mondo pensando che sarà tutto migliore, cioè, anche solo l'analisi dello smart contract di cui leggiamo dappertutto che è la soluzione dei mali del mondo, invece no, è un problema, è innestare un altro tipo di complessità dove forse la logica è che vince sempre il più forte, come accade nella rete, e non vincono i diritti, ma questa è una mia opinione personale. Adesso volevo tornare sul tema giovani, anzi debuttare sul tema giovani con Daniele Virgillito, che è Presidente Nazionale dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, perché solo per riprendendo le trame del dibattito di questo pomeriggio, il panorama è veramente complicato. Scusate, io provo col microfono, gli occhiali, vedo, però cercherò di sopravvivere. I dati di Eurostat di ieri dicono che in Italia, l'Italia è il paese europeo che sta peggio per quanto riguarda l'occupazione giovanile, cioè il 25,7% di giovani tra i 18 e i 24 anni, di cosiddetti NEET, che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Abbiamo sentito prima un concetto che gira da molto tempo, l'ho sentito riprendere qua, evidentemente le cose non cambiano, ci sono molti giovani che fanno i professionisti semplicemente perché non trovano una migliore occupazione da dipendente. E quindi le prospettive sono molto difficili, cioè la professione dei che possiedono alcuna vettura. Se pensiamo ad Amazon, abbiamo il più grande supermercato senza che possieda alcun bene, allora c'è un modo per ribaltare questo, probabilmente l'unico modo per interpretare positivamente le condizioni in cui i giovani si approcciano alle professioni, e probabilmente questo convegno testimonia una delle possibilità di uscita, ovvero quelle dell'aggregazione interprofessionale. Circa 10 anni fa l'Unione Giovani, insieme ai giovani avvocati e giovani notai, lanciava un'iniziativa del genere, che era la federazione tra i giovani professionisti. In quel contesto già si iniziò a parlare di specializzazioni e di forme di aggregazione. Che cosa è mancato probabilmente? È mancata la capacità di riuscire a far diventare
concretezza in senso di lobby, ma nel senso nobile del termine, e di pressione quelle che possono essere o che sembrano oggi diventare soltanto degli slogan. Se noi pensiamo al piano Industria 4.0 e invece lo vogliamo fare diventare un piano professione 4.0, molto probabilmente è necessario che tutti insieme ci sediamo attorno a un tavolo e facciamo in modo che questo diventi una realtà. E lo facciamo proprio nel sostegno dei più giovani, perché è vero che vogliamo essere ottimisti, ma se vogliamo investire in tecnologia non possiamo allora pensare soltanto alla prospettiva delle imprese, ma l'investimento in tecnologia per rendere gli studi dei dottori commercialisti, degli avvocati, dei notai insieme presuppongono una dorsale tecnologica che è un investimento e non quindi un'agevolazione che oggi per esempio nel piano Industria 4.0 con l'iperammortamento esiste, non ad esempio nell'ambito dei professionisti in generale. Quindi sì, il quadro è sicuramente negativo, ci potremmo ricollegare anche a quello che diceva prima lei, cioè al piano fiscale. Se quello che scoraggia di più è che nel contratto di governo io non l'ho sentito parlare né di giovani in un certo senso, né di partite IVA, né di piano per le professioni, né di Industria 4.0, i decreti delegati del Jobs Act autonomi, che fu una conquista in qualche modo, anche se incompleta, a metà del mese scadranno e molto probabilmente alcune delle agevolazioni forse non verranno rinnovate. La forza probabilmente di quelli che sono seduti qui, mi riferisco ovviamente alla capacità di interazione fra le professioni, potrebbe essere una via d'uscita, soprattutto se la facciamo a favore dei giovani, perché in questo contesto basta pensare a alcuni annunci che invece sono stati fatti dall'attuale governo, per esempio in merito alla flat tax. Vero è che c'è una clausola di salvaguardia, ma vero è anche, se guardiamo i redditi ad esempio degli avvocati, un quarto degli avvocati non raggiunge meno di 10.000 euro di reddito annuo. Per il contributo alla cassa? Sì, se guardiamo i giovani commercialisti, gli under 43 hanno un reddito medio, i commercialisti, di 30.000 euro, gli under 43 hanno circa 20.000 euro di reddito. Se pensiamo ai dati dell'ADEP, quindi guardiamo alle nostre professioni, non cambia molto, il reddito è di circa 30.000 euro per gli uomini, addirittura scende a 20.000 per le donne. L'impatto di una flat tax, per esempio, sarebbe il caso che ci sedessimo a ragionare su questo termine, perché potrebbe porre un problema di equità intergenerazionale, visto che i giovani potrebbero ancora una volta soffrire e finanziare quelle rendite di posizione che in realtà già abbiamo vissuto nell'ambito della cassa qualche anno fa. Quindi in generale sì, siamo ottimisti, perché secondo noi abbiamo un'opportunità, la digitalizzazione ce la offre, ma è necessario che gli attori che sono messi qui a questo tavolo inizino a lavorare insieme, creando le condizioni, a mio giudizio, perché per esempio si creino un piano, un vero piano per le professioni, che non sia semplicemente l'estensione di alcune norme, per esempio costruite nell'Industria 4.0, ma che siano piani ad hoc. E quando si parla ad esempio di formazione, noi non la troviamo la formazione nel piano Industria 4.0 legata ai commercialisti o comunque al mondo delle professioni, al mondo delle partite IVA. Noi ritroviamo soltanto nel Jobs Act autonomy una detrazione, una deducibilità maggiore, che è cosa diversa dell'agevolazione che invece nell'ambito delle formazione hanno le imprese. Se vogliamo fronteggiare insieme le sfide della digitalizzazione, dobbiamo invece acquisire prima di tutto una formazione specialistica che ci consente in qualche modo di trasformare quelle che sono le criticità di cui parlavamo prima in opportunità. Questo è solo un esempio, citavo prima l'iperammortamento, le forme di aggregazione, anche queste. Nell'Industria 4.0 ci sono gli smart center, ci sono delle possibilità di centri delle competenze, anche lì non si ritrova in nessun modo o si rintraccia il ruolo delle partite IVA o delle professioni ordinistiche. Anche in questo caso, in quegli incubatori noi potremmo fare il ruolo di meta organizzatori, cosa che nei digital invece, negli digital hub non c'è traccia, sempre lì sembrano delle misure più collegate a addirittura nemmeno al tessuto imprenditoriale che noi abbiamo, perché nemmeno tanto dedicato alle piccole e medie imprese, ma a imprese di grandi dimensioni. Quindi sì, il futuro non è roseo, ma non ci spaventa. Grazie. Salvatore Palma, nel CDA di Cassa Nazionale Assistenza ai Dottori Commercialisti. In un momento di sofferenza della professione, di calo dei ricavi e di tinte fosche per il futuro, forse c'è
può essere anche un ruolo, il momento di un ruolo surrogato delle casse per sostenere gli associati, non, io penso al versante ovviamente assistenzialistico, ma forse anche non, delle casse professionali, si è parlato anche in un altro contesto, no, per il rilancio del paese, per il finanziamento all'economia reale, quindi ci sono delle sfide aperte. Sul tema, io sono ovviamente membro di un altro ordine professionale che ha delle problematiche simili anche più gravi di quelle del ricco ordine professionale. Io credo che questa posizione, le rispondo già io, poi lei mi darà il suo punto di vista, è sicuramente per una fase transitoria possono avere questo ruolo surrogatorio, però bisogna ricordarsi che le casse di assistenza, di malattia e pensionistiche stanno in piedi se c'è dietro un benzinaio che mette carburante, no? Sono le nuove leve, le nuove generazioni che producono reddito e producono prospettiva. E cosa pensa? Ma innanzitutto mi associo ai ringraziamenti e ai complimenti per questa iniziativa. A mio avviso questo titolo dovrebbe rimanere un adagio che dovrà accompagnare la categoria, le categorie professionali per un bel po' di tempo, perché secondo me dobbiamo prendere consapevolezza e coscienza di quello che stiamo vivendo, perché ci svegliamo sul tema della fatturazione elettronica, ma la fatturazione elettronica è la punta dell'iceberg rispetto a un mondo digitale dove ci vede ancora una volta l'Italia in ritardo rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Quindi non vorrei che arrivasse Industria 5.0 e noi siamo ancora a discutere su Industria 4.0. Quindi questo secondo me è il primo tema da mettere, diciamo, un focus permanente su questo tema. Io ho guardato un po' di dati innanzitutto, e quindi come consigliere Cassa noi siamo attenti a quelli che sono i fenomeni, perché se leggiamo quello che è successo dall'avvento di internet, cioè dal 95 ad oggi, andando a guardare i dati statistici, l'export delle imprese, che noi siamo professionisti di impresa, quindi dobbiamo ragionare in questo senso, l'export è cresciuto 3 volte in questo periodo, lasciando stare l'America, ha fatto più o meno la media, lasciamo stare la Cina che è cresciuta 14 volte perché ci sono diverse variabili, non solo quelle legate al mondo internet, la Germania ha fatto meglio, l'Italia ha fatto la metà. Cioè significa che con internet noi abbiamo perso posizioni. Da quarto paese esportatore a fine anni 80 siamo arrivati a essere decimo paese esportatore. Quindi qualcosa, un punto di domanda ce lo dobbiamo fare, insomma, qualcosa è successo. Mi piace quello che ha detto lei, che ha ripreso anche il Presidente Virgilio, la questione che non esistono rendite di posizione o posizioni di vantaggio. Di vantaggio per essere allora ecco il momento, l'opportunità oggi di guardare con curiosità e con grande passione a quelle che sono le evoluzioni che coinvolgono intanto il mondo delle imprese, perché il tema dei big data, dei flussi delle informazioni che non vengono organizzate, razionalizzate, non sono elemento di strategia per dettare le strategie delle nostre imprese, qualcuno le deve fare. Le micro e piccole imprese, io sono napoletano, sono uomo del sud, e so benissimo che da Roma in giù sono tutte micro e piccole imprese. Dobbiamo ragionare nel senso di affiancare l'impresa, non a mettere a posto le carte, mettere, fascicolarle, e fare un lavoro dove che la digitalizzazione fa eliminare, ma elimina la funzione, ma non le competenze e le conoscenze. Quindi io ritengo che le professioni che sono oggi presenti su questo palco non devono guardare con preoccupazione a quello che sta arrivando, ma dobbiamo invece cavalcare, governare i processi del cambiamento, perché attraverso questo processo e la discontinuità che richiamava il Presidente Virgilio può essere un'occasione di sviluppo. Uno fra tutti, io vengo dall'esperienza da commercialista e quindi non parlo come consiglio di amministrazione, ho visto che per esempio la Newco nata a Napoli su un semplice calzaturificio, ho dovuto interloquire con i fornitori dei macchinari che sono altamente digitalizzati, che si interscambiano, interconnettono, un flusso di informazioni tale per cui oggi
si può dare all'imprenditore un supporto maggiore, un supporto della crescita, un supporto delle strategie di mercato, delle strategie di vendita, delle strategie di prodotto, le strategie di arrivare a quelle che sono poi gli elementi, i punti di domanda fondamentali di quel prodotto. Quindi credo che si sta aprendo un'autostrada, a mio avviso. Quindi se da un lato guardiamo con preoccupazione, per esempio, l'avvento della fatturazione elettronica, dobbiamo dire viva Dio, perché forse è il momento di incominciare a rinnovare la professione. Quindi non a caso, e un plauso all'Unione, al Presidente dell'Unione Giovani, ma anche al Consiglio Nazionale, al Presidente Miano, perché è stato il primo a dire non dobbiamo avere paura della fatturazione elettronica. Questo è un tema che deve coinvolgerci, perché noi dobbiamo essere consulenti di impresa, consulenti d'azienda prima di tutto, dobbiamo fare consulenza direzionale, lasciamo stare le carte. Se queste carte riducono il lavoro, quello di bassa manovalanza, ci darà la possibilità di fare operazioni di analisi, di strategie. Noi dobbiamo ragionare in questo senso. E come cassa, quindi guardiamo con attenzione questo mondo e lo vogliamo favorire, vogliamo accelerare in questo processo, in questo percorso. Attraverso che cosa? Attraverso atti concreti, nel senso che quando abbiamo fatto la modifica al nostro regolamento, un regolamento che chiaramente è figlia di quello che è il core di una cassa di previdenza, quella di sostenere la previdenza, di sostenere il sistema, di garantire le prestazioni sia pensionistiche che assistenziali. Ma ci dobbiamo domandare che probabilmente è arrivato un momento di un welfare diverso, un welfare strategico, un welfare che guardi oltre la iattura che va a colpire il singolo professionista, ma addirittura accompagnarlo nello sviluppo. Tant'è che nel regolamento approvato, la modifica del regolamento approvata all'unanimità nell'Assemblea delegata di novembre scorso, abbiamo introdotto un articolo, il 56 bis, che ci dà la possibilità di bandire, di fare bandi e mettere a disposizione fondi e incentivi per sviluppare una serie di cose, sviluppare le start-up professionali, le aggregazioni, quindi andare in quel mondo che in qualche modo oggi ci bussa alla porta e ci dà una forte preoccupazione. Quindi credo che questo è il punto in cui noi dobbiamo focalizzare. È anche vero, come diceva il Presidente Virgilito, che se andiamo a guardare i Digital Lab, io ne ho visto uno nato a Napoli, bellissimo, a San Giovanni a Teduccio, il primo che ha fatto la Apple a San Giovanni a Teduccio con l'unità Federico II, ed è stata fatta San Giovanni a Teduccio, nell'area nord-est di Napoli, dove c'è stata la deindustrializzazione, una deindustrializzazione che senza nessuna strategia, che è stata vittima a Bagnole, e probabilmente l'ILVA metterà un'ulteriore vittima in quel territorio se non si fa invece una strategia di rilancio di quel territorio. Ebbene, lì con questo polo universitario Federico II si è andata a collocare sia la Apple, dove ha diplomato 100 giovani con competenze digitali. Quindi è un aspetto fondamentale, perché la formazione è importante, perché i profili professionali mancano in questo senso. Quindi le piccole imprese, le microimprese devono necessariamente essere inseriti giovani, così come devono essere inseriti giovani, a mio avviso, negli studi professionali. Dobbiamo aprire gli studi professionali, dobbiamo far entrare linfa nuova, perché i giovani hanno una dimestichezza con internet, con la digitalizzazione, diversa da un professionista come me che ha già 35 anni di professionale spalla. È vero, abbiamo avuto pure noi la riforma informatica. Io mi ricordo, ahimè, di fare libri di contabilità ai Mastrini della partita doppia a mano. Quando arrivò diciamo, i primi computer, i primi PC, fu veramente una cosa complicata, però l'abbiamo superata. Credo che avere la possibilità di le aggregazioni, integrazione tra l'esperienza e il giovane, quindi a mio avviso deve essere centralizzato questo punto, perché solo così riusciamo a vincere la scommessa che ci pone oggi Industria 4.0, perché è un'opportunità. Io la ringrazio, perché ha dato contenuto alla dichiarazione iniziale, quando ho detto che è vero, questa terra, il sud, è rimasto molto arretrato e ha perso una serie di sfide negli ultimi 70 anni, una dietro l'altra, per colpe che poi è anche inutile star qua adesso a voler attribuire. Però oggi è il momento in cui la gara è ricominciata con un percorso nuovo, con un nuovo start e nuove macchine, cioè l'esperienza di Napoli, che lei, la ringrazio, ha voluto portare all'immersione anche in questo dibattito.
dibattito, dimostra che un gigante come Apple è andata in quella terra lì desolata, senza più industrializzazione, senza occupazione, per creare occasioni di start-up vere, digitali, e l'esperimento sta riuscendo. È quello, e condivido anche moltissimo, poi ne riporrò la domanda al Presidente Miani, è vero, cioè oggi uscire dallo steccato mentale della professione così com'era e capire che internet ha disintermediato così tanto che ci sono spazi nuovi anche per da occupare con l'esperienza delle vecchie professioni, con le regole delle vecchie professioni, ma reinterpretate in chiave moderna. E secondo me in questo momento Nicolino Zappina, consigliere amministratore, consigliere di amministrazione di Cassa Forense, come si dice, casca a fagiolo, no? Perché un'esperienza di digitalizzazione lunga, sofferta, piena di inciampi, l'amministrazione della giustizia la sta facendo da un po' di anni, no? E quello che si osserva, alla fine siamo arrivati a quasi 3 processi su 4, non in termini percentuali ma tematici, no? Partito dall'amministrativo, partito dal civile all'amministrativo, tributario, e tra poco avremo anche il penale, ci dice che la rivoluzione digitale cambia gli assetti, perché quello che c'era prima oggi non c'è più, e si sono modificato l'assetto, la struttura del, non solo del processo ma della geografia giudiziaria, e questo ha anche degli impatti importanti sulla, sta riverberando impatti importanti anche sulla geografia della professione. Funziona? Sì, sì, intanto grazie agli organizzatori di questo evento, è un'occasione per stare insieme professionisti diversi, laddove vorrei utilizzare un aggettivo appunto differente da diverso, perché lavoriamo non soltanto economisti e giuristi insieme, ma come diceva bene il Presidente del Tribunale di Locri, una serie di liberi professionisti lavoriamo ormai a servizio dei cittadini e delle imprese H24, perché H24? Perché il lavoro di tutti noi è cambiato, ci portiamo appresso lo studio, basta il telefonino e siamo collegati al nostro studio, alle mail, e sotto questo punto di vista il processo digitale, la digitalizzazione sempre più spinta, se per molti è vista come una iattura, come un imbarbarimento dei costumi, per altri, per me soprattutto, va vista ed è vista come un'opportunità. Faccio soltanto una piccola riflessione che mi è suscitata dal fatto che ho visto tra i presenti l'attuale presidente nel pubblico, l'attuale presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dei dottori commercialisti di Lamezia, la mia città, il dottor Massimiliano Carnovale, che è il figlio del mio maestro. Io quando facevo pratica da lui passavo la mia settimana il lunedì nella pretura sperduta in Sila, il martedì in provincia di Reggio, e pensavo di fare pratica forense a grandissimi livelli per il solo fatto che mi partivo, facevo un'ora di macchina, andavo dall'ufficio della giudiziaria a consegnare, non so, un pignoramento presso terzi per la notifica, o andavo a depositare una memoria in qualche cancelleria. Oggi facciamo questo in tutta Italia e anche all'estero premendo un click dal nostro PC. Quando i colleghi dicono ma il lavoro una volta, sì, ma facevamo quel lavoro, facevamo un lavoro che ci comportava un'enorme perdita di tempo. Io a volte oggi pomeriggio ho il telefono mezzo bloccato perché non mi funziona il caricabatteria, sono riuscito a mandare 5 mail. Al tempo, parlo dell'86, non degli anni 30, dovevo fare 5 raccomandate, verosimilmente con la macchina da scrivere, mandare alla segretaria in posta per avere la risposta dopo 15 giorni. Il lavoro è cambiato, il lavoro cambia, alcune professionalità spariscono, ma non è il lavoro dei liberi professionisti. Io penso all'agenzia di viaggio, ma chi va dall'agenzia di viaggio a fare il biglietto di Trenitalia? O il biglietto, o prenotare l'albergo lo si fa su Booking, su Trivago o su altro. Possiamo fermare il progresso? Non possiamo, né vogliamo, perché la storia dell'uomo, la storia del mondo ci dice che le generazioni, più la mia generazione ha vissuto meglio di quella dei miei genitori, e tornando indietro ovviamente arriviamo all'età della pietra, quando l'uomo era cacciatore. Credo che la digitalizzazione sia
anche un modo per avvicinare la periferia al centro. E mi spiego, io vivo in Calabria prevalentemente, ma studio a Roma, vivo anche a Vicenza, è tutto periferia. La digitalizzazione non è, ed è tutto centro. Quando iniziavo la professione avevamo il titolare di studio, poi avevamo l'udensiere e il comparsista. L'avvocato Salazar sa a che cosa mi riferisco, cioè i giovani collaboratori, alcuni avevano l'attitudine di saper scrivere, preparavano le comparse, gli appelli per conto dell'avvocato più anziano e quindi che aveva più clientela, l'altro era altro giovane, andava in udienza a sostituirlo. Oggi, al di là del fatto che in molte realtà sono spariti finanche gli studi, tendono ad aggregare, quindi l'avvocato singolo ormai è marginale, speriamo che sia sempre più un ricordo del passato, dei miei inizi. Oggi fare l'udensiere o fare il comparsista non ha più significato. Oggi fare un atto giudiziario 20 anni fa era fatica vera, farlo adesso con i vantaggi, dico anche con le esagerazioni del copia e incolla, tant'è che la Cassazione è intervenuta per limitare quante pagine, quale carattere, e ci sono colleghi che oggettivamente ti copiano il mondo in qualsiasi comparsa facendo un cappello che dura 47 pagine, che stressa chi legge, se è dall'altra parte, immaginiamoci i giudici della Cassazione. Un'annotazione per far capire come però di informatica, di digitalizzazione non si possa neanche morire, non si può abusare della tecnologia. Leggevo l'altra volta che negli ultimi 3 anni si è scritto nel mondo di medicina e scienza più di quanto si è scritto dal 2014 a zero, per fermarci alla nascita di Cristo. È chiaro che non è che si sia inventato talmente tanto nel campo della medicina, ci sono articoli, fotocopia che si ripetono e quindi la produzione scientifica moltiplica all'infinito in questo modo, quindi non dobbiamo neanche abusare. Perché la periferia è avvantaggiata? Mi viene più facile fare l'avvocato a Lamezia oggi, Lamezia Terme è sede dell'aeroporto, ma è sede di stazione ferroviaria, comunque per arrivare non so, a Milano impiego un tot di spesa e un tot di ora, lo stesso per arrivare a Roma, mi viene più facile, posso costituirmi in un giudizio a Bolzano, giudizio civile, mandando una mail. Nel lungo periodo la gran parte delle udienze saranno fatte in teleconferenza. Certo, se penso al penale, che è la materia di cui mi occupo prevalentemente, così romanticamente direi che quando oggi faccio un processo in cui ci sono detenuti al 41 bis e gli partecipano al processo in teleconferenza dal supercarcere di Parma anziché da un altro posto, il giudice non può avere la percezione diretta ed immediata della reazione che fa l'imputato alla risposta del test. Il processo è ancora, il processo penale soprattutto, un gioco di parti. Così come una digitalizzazione troppo spinta, lo diceva prima il dottor Giannitti, che mi ha fatto vedere molto piacere rivedere, quando diceva il contratto concluso tra parti presenti comporta una stretta di mano che fa nascere un vincolo morale e non soltanto giuridico di effettività. Il contratto concluso via mail o concluso con strumenti alternativi, quasi che uno non abbia conseguenze giuridiche. Beh, lo stesso, il legislatore ci introduce la negoziazione assistita, la mediazione, cioè dei strumenti di conciliazione, anteprocesso, di degiurisdizionalizzazione. Bene, quelli non possono, non si può mediare, negoziare tra parti contrapposti, tentare la conciliazione tra parti lontane. Lo facciamo in teleconferenza. Sinceramente, credo che la conoscenza tra avvocati delle parti contrapposte, la conoscenza tra le parti, il frequentarsi. Io la gran parte delle transazioni, quando facevo più civile rispetto adesso, facevamo a cena tra colleghi, si discuteva, ci si conosceva e ovviamente tutti i rapporti sono facilitati se sono diretti e mediati. Quindi abbiamo sicuramente da abbracciare il progresso con coraggio, e non lo dico solo ai giovani, lo dico anche alla generazione, diciamo, di mezzo, quella è la mia, e
forse un po' più di mezzo, dobbiamo abbracciarla noi casse professionali, che però abbiamo tanti ostacoli da parte di quel legislatore che si impegna sull'Italia digitale. Noi ad esempio stiamo facendo un progetto importantissimo che è la piattaforma digitale unica dell'avvocatura, 5 milioni di spese, ti arriva l'antitrust e dice: ma se lo fate voi non lo possono fare gli altri, cioè il mercato sparisce. È il solito problema di una politica che non dico politica per riferirmi a chi oggi è al governo, a chi è, diciamo che la politica è importante per dettare la linea. Se ci dobbiamo andare verso la digitalizzazione, e ci dobbiamo andare tutti insieme. I liberi professionisti possono essere il motore di questa spinta e non subirla. Grazie a Nicolino Zaffini. Io vorrei tornare adesso con Luigi Pagliuca, Presidente della Cassa Nazionale dei Ragionieri, sul tema che aveva toccato poco fa nell'intervento Salvatore Palma. Le casse per avere delle, e sulla fine della chiosa volevo tornare, le casse per avere prospettiva, ossigeno, devono anche, hanno bisogno di contributi, hanno bisogno di fatturato, e forse questo è il momento anche per l'antica professione, onorata professione del ragioniere, dell'esperto contabile, ci sono spazi per cambiare pelle, insomma, no? Certo, noi lo vediamo, e dico noi due proprio, siamo su una piazza abbastanza privilegiata che è quella milanese, che è molto poco Italia, ma non nel senso che sia una cosa diversa. Milano è una città-stato dal punto di vista dell'evoluzione dei fenomeni, però alla fine bisognerà che tutti si adeguino. L'esperienza di Napoli lo dice, alcune esperienze locali di cui parlavamo oggi a tavola, per esempio sul unificare i produttori di un'antica tipologia di uve e convincere che aprire un mercato comune del prodotto è una cosa utile. Ecco, questi sono tutti spazi in cui la professione effettivamente può cambiare pelle e diventare qualcosa di più del produttore di carte, e qualcosa che invece va anche a produrre fatturato non solo per sé ma per le aziende verso cui si rivolge. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità che ci state dando di un confronto fra noi. Sicuramente si stanno aprendo delle opportunità attraverso la digitalizzazione. Io però non sono assolutamente ottimista, sono fuori dal coro, chiedo umilmente scusa. Noi abbiamo più tecnologia nel cellulare di quella servita, più potenza di calcolo nel cellulare di quella servita per mandare l'uomo sulla Luna. Noi non stiamo parlando semplicemente di utilizzare internet per evitare uno spostamento, noi stiamo all'alba dell'intelligenza artificiale, che non è esattamente quella che ci è stata prospettata nei film. L'intelligenza artificiale permetterà un'evoluzione del nostro lavoro, con una differenza fondamentale. Mentre la prima rivoluzione industriale ha tolto dall'uomo il lavoro umano e l'ha consentito di sviluppare un lavoro intellettuale, oggi l'intelligenza artificiale ci sta togliendo il lavoro intellettuale, senza possibilità di andare più da nessun'altra parte. Vi faccio un esempio, vi faccio alcuni esempi concreti di che cosa è in grado di fare l'intelligenza artificiale. Un dermatologo, guardando un neo, ha il 75% di vedere se questo neo è un carcinoma. Uno strumento elettronico, guardando lo stesso neo, arriva a una precisione del 92%. Tutto ciò che è codificabile sarà presto codificato molto meglio attraverso delle macchine che metteranno in correlazione. Non si tratterà più semplicemente l'evoluzione, che non è semplicemente la massa di dati. La massa di dati sarà elaborata e tradotta. Un medico vedrà 1000 casi l'anno e porterà l'esperienza raccolta di 1000 casi l'anno. Una macchina a cui verranno inseriti i sintomi avrà la possibilità di vedere miliardi di casi e verificare di volta in volta, attraverso l'evoluzione della malattia, quello che può essere. La nostra professione è fra quelle più semplici. Come diceva giustamente il notaio, noi abbiamo qualcosa, tra virgolette, di più come garanzia, ovvero sia noi dobbiamo assumere, evolverci e diventare garanti nei confronti dello Stato, garanti per le pubbliche amministrazioni di quello che è la generazione del dato. Non basta che il dato sia generato, non basta che il documento sia generato, l'importante è che il documento sia generato nell'interesse del cliente, attraverso gli avvocati, saranno questa funzione, attraverso i notai.
Noi come commercialisti non abbiamo questa facoltà, noi non abbiamo esclusive. Poco tempo fa abbiamo avuto un piccolissimo confronto sulla possibilità di esclusive. Qualcuno dice che le esclusive siano anacronistiche. Le esclusive non sono anacronistiche. Le esclusive è il vero motivo per cui dei professionisti in futuro avranno motivo di esistere. Cosa si può fare per far capire al nostro Stato che esiste e che è necessario l'esclusiva? Un esempio ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Oggi come oggi si affacciano, chi è collegato in Facebook lo vede abbastanza frequentemente, una nuova figura professionale, l'escapologo. Chi di voi ha sentito parlare di escapologo? Ok, perfetto. Beh, due su tutta la platea, insomma, non è male. Pensavo che fosse un più noto, abbiamo abbastanza fortuna allora. No, l'escapologo è una persona che va su internet, utilizza i sistemi di comunicazione e dice: volete risparmiare fino al 70% di tasse? E spiegatemi chi dei nostri clienti non voglia risparmiare il 70% di tasse. Un collega mi ha fermato e mi ha detto: Luigi, fai di tutto per bloccare questo escapologo, non perché mi porta via i clienti, ma mi porta via tempo, perché quando questa persona, quando uno dei miei clienti va dall'escapologo, io poi devo perdere 2 ore a spiegargli per quale motivo, se facessimo quello che dice questo signore, creeremmo dei danni all'azienda. Il problema è che questo signore è in grado oggi di spendere 70-80 mila euro per partecipare a un incontro con 200 persone, un workshop, più o meno è questa la cifra che è in grado di pagare, perché ha dietro una grossa forza economica. Allora noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo avere tempo, volontà di andare da chi in questo momento ci governa e dice: cari signori, mi spiegate esattamente per quale motivo per guidare un taxi ci vuole una licenza per impedire che la persona finisca in un burrone, per cambiare una ruota ci vuole una licenza perché altrimenti la ruota esplode, per cambiare lo scaldabagno ci vuole una licenza, per fare il medico ci vuole una licenza, per fare l'ingegnere ci vuole una licenza, per fare il commercialista chiunque può fare il commercialista. La categoria merceologica del contribuente è così tanto... è così tanto necessario che sia facilmente aggredibile dal suo competitor che è lo Stato? La sensazione è che ci sia una precisa volontà di impedire che queste persone siano servite al meglio, dal meglio che c'è sulla piazza, e il meglio che c'è sulla piazza siamo noi, perché siamo noi il meglio sulla piazza, e lo Stato non vuole che questa cosa qui traspaia. L'esclusiva non nasce per tutelare i professionisti, l'esclusiva nasce per tutelare i clienti dei professionisti. Per riconcludere all'esperto contabile, l'esperto contabile è una figura particolarmente flessibile, ha delle caratteristiche che per sua natura sono più propense al lavoro, e ha una capacità competitiva nemmeno paragonabile sotto il profilo della flessibilità, del costo, dell'inserimento nel mondo del lavoro rispetto a un lavoratore dipendente. Diciamo che è il lavoratore del futuro, sicuramente. Dopo qualche anno che il professionista lavorerà in maniera all'interno della struttura, all'interno delle aziende, avrà acquisito quelle competenze professionali che gli permetteranno di rimanere sul mercato, sempre che il mercato gli avrà dato motivo di esistere. Quindi il nostro compito è prendere e creare quelle condizioni perché ci sia un futuro. Se non ci sarà il futuro, non ci sarà lavoro. Se non ci sarà lavoro, non ci sarà il reddito. E se non ci sarà il reddito, non ci saranno le casse professionali. Tutto molto conseguenziale, grazie. No, mi veniva da coniare un termine che nessuno ha mai pensato da contrapporre all'intelligenza artificiale, no? Mentre enumerava le capacità del professionista, intelligenza naturale forse, no? Forse quella da contrapporre all'intelligenza binaria dei computer. Credo che abbiamo arato abbastanza in profondità alcuni i temi che ci eravamo prefissi di affrontare oggi, di mettere sul tavolo in vista poi della un'altra giornata congressuale che seguirà. Se i relatori vogliono entrare per sconfessarsi reciprocamente possono farlo. Nell'attesa volevo chiedere al Presidente Miani di tirare un po' le somme di questa oretta e mezza di dibattito sulla digitalizzazione, sulla modernità, cioè con quale approccio alla fine dobbiamo
dobbiamo accostarci al futuro e se condivide un po' quella sollecitazione che sottolineo ancora una volta, che alla fine momento così di crisi così avanzata, ma di rivoluzione ormai così radicale, che c'è spazio per cominciare una nuova corsa anche per i professionisti, no? una nuova parabola. Ma l'ho detto prima, io sono convinto, io invece sono tra gli ottimisti, ma mi pare che sono in buona compagnia, nel senso che un po' tutti abbiamo espresso questo, ma d'altra parte sarebbe tragico se esprimessimo un concetto diverso nel ruolo che in questo momento sto ricoprendo. Noi stiamo cercando di fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili per immaginare la professione del futuro, per poter cercare di garantire un futuro alla nostra professione. E, nell'ambito tecnologico, sentivo prima quello che diceva il Salvio Palma sul fatto che dobbiamo cambiare ovviamente il nostro modo di fare la professione, diventare più consulenti aziendali rispetto a quello a fornitori di servizi, perché a un certo punto abbiamo un pochettino sbagliato strada, l'abbiamo sbagliata perché comunque in quell'ambito per tanti anni ci sono state opportunità di lavoro e anche di reddito. Adesso dobbiamo cercare di correggere il tiro. Non è semplice, logicamente, perché sicuramente l'evoluzione tecnologica darà strumenti che consentiranno al professionista di dare una consulenza diversa rispetto a quella che fa oggi, però non dobbiamo dimenticare che il tessuto economico e di conseguenza i nostri clienti per la larga maggioranza sono piccole, piccolissime imprese, quindi parlare poi di controllo di gestione, di consulenza aziendale per attività minime non è così semplice. Io penso, ed è un po' il tema su cui stiamo lavorando, che noi potremmo acquisire un ruolo importante in termini di certificazione. Lo stiamo facendo nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, che di fatto ci chiede questo per il futuro, cioè quando sarà tutto più automatizzato, comunque ci chiede di intervenire nel certificare alcuni processi che danno garanzia ovviamente al tema delle entrate, ma lo stiamo facendo anche con il mondo bancario, perché anche lo stesso mondo bancario ha bisogno di soggetti che vadano a certificare determinate cose, da banalmente i bilanci delle società di persone o società che non hanno l'organo di controllo ad altre attività legate appunto al mondo bancario. Stiamo ragionando su questo, come stiamo ragionando su il tema ovviamente delle specializzazioni, per non dimenticare che il professionista e il commercialista non è solamente fisco e contabilità, ma è tante altre cose, e tante altre cose dove il riconoscimento non ci arriva dall'esclusiva, ma ci arriva dalla qualità della prestazione professionale che svolgiamo. Io lo dico sempre, quando andiamo a parlare, non so, di controlli societari e quindi di collegio sindacale, comunque senza nessun tipo di esclusiva il 90% dei collegi sindacali sono composti da commercialisti e il resto sono composti da avvocati, professori universitari, ma quando parliamo di funzioni giudiziarie, comunque senza esclusive particolari, ma comunque la maggior parte degli incarichi sono ai commercialisti e agli avvocati. E il dibattito sulle esclusive di cui accennava prima Luigi era con me, io non mi sento di sinceramente prendere in giro gli iscritti, i colleghi, promettendo cose che secondo me in questo momento sono effettivamente anacronistiche, nel senso che parlare di esclusiva nel mondo contabile, fiscale, a mio modo di vedere oggi è un argomento anacronistico. Dobbiamo lavorare invece per migliorare il livello di qualità della nostra professione e soprattutto dobbiamo lavorare perché ci venga garantito comunque un compenso adeguato alle prestazioni che svolgiamo, che questo secondo me è uno dei problemi principali che abbiamo sofferto negli ultimi anni, il fatto che la concorrenza, l'eliminazione della tariffa ci ha portato spesso a svolgere le prestazioni professionali a redditi e a ricavi molto molto bassi e spesso nel nostro caso anche addirittura in perdita.
Sì, questo tra l'altro sarebbe l'aspetto più straordinario della modernità tecnologica, recuperare il principio che il lavoro va remunerato, no? Questa è una conquista dell'industrializzazione di 3 secoli fa, ma che la digitalizzazione selvaggia degli ultimi 20 anni ha messo in molti casi particolarmente in crisi. Ragionavo sull'escapologo fiscale e pensavo che non è un problema esclusivo ovviamente degli esperti contabili, dei dottori commercialisti o degli amici medici, anche parenti medici, e mi dicono la disperazione delle persone che vanno già con la diagnosi in tasca per fare l'esame al medico, quindi non c'è neanche il problema di dover convincere che fai male all'azienda, devi convincere il paziente che non fai male il tuo lavoro, cioè che il medico è ancora lui. E io credo che questa oretta e mezza di dibattito abbiamo fatto un volo radente su questo tema della modernità, del riposizionamento delle professioni. Abbiamo buttato alcune provocazioni, alcuni tentativi di risposta, e penso che per oggi può bastare, anche per non abusare la pazienza di chi ci ha così simpaticamente ascoltato. Vi ringrazio e vi rinvio domani per il prosecuzione dei vostri lavori. Grazie. E ringrazio ovviamente tutti i relatori di questa...